Prende il via con il programma Festival degli Sguardi la settimana di Gabicce Mare, da capitale della cultura, all'interno del progetto 50x50, capitale al quadrato di Pesaro 2024. A cavallo dunque tra la prima settimana di primavera ed il weekend di Pasqua, saranno il mare e il monte di Gabicce ad essere protagonisti. Inizia la nostra settimana nell'ambito della Capitale Italiana della Cultura. Sarà una grande opportunità perché nella idea del sindaco Ricci, del vice sindaco della Vimini, di coinvolgere tutta la provincia, sarà un modo per far conoscere il nostro territorio. Abbiamo voluto denominare la nostra settimana il Festival degli Sguardi, che comprenderà un territorio più esteso, quindi va oltre i confini del nostro comune perché riguarderà la Riviera del San Bartolo, di cui fanno parte, oltre a Gabicce Mare, anche i territori del San Bartolo, siti nel comune di Pesaro, per poi arrivare fino a Gradara. I momenti più importanti sicuramente saranno dislocati su tre parti. Le due parti, Gabicce e Pesaro, quindi San Bartolo, partiranno quasi in contemporanea, perché il 24 marzo, quindi domenica, inaugureremo presso la sede del parco Fiorenzuola di Focara una mostra molto particolare, proprio perché va a richiamare uno dei temi che caratterizza il Festival della Cultura Pesaro 2024, che è quello della natura. Quindi riusciremo ad ospitare la mostra di archeoplastica, che è conosciuta in tutto il territorio nazionale perché ha avuto la capacità di raccontare l'inquinamento del mare, quindi attraverso la raccolta di plastiche site nel mare, quindi una raccolta che è iniziata negli anni 50 e finita negli anni 80, un'installazione che è nata e sta girando l'Italia dal 2018 ad oggi e che ci vedrà protagonisti proprio nella sede del parco, proprio per cercare di sensibilizzare il tema di tutela del mare e di inquinamento del mare. Fra i principali eventi è chiaro che il catalizzatore principale sarà un'esperienza visiva sensoriale che un po' richiama quello che è successo a Pesaro con la sonosfera e poi di recente inaugurazione abbiamo visto anche la biosfera. Si chiamerà Gabicce Mare Experience, quindi sarà questo flusso di immagini, video e di audio, accompagnato dall'audio che poi è stata curata dal quadro quantico di Urbino, dalla nostra designer Laura D'Amico, che poi presenterà, svelerà anche l'image brand dell'anno 2024, Gabicce Mare Monte, coniugata con l'immagine che andrà a essere presentata, che sarà protagonista di tutto l'anno. Sarà un'immersione in una stanza dove andremo a scoprire con immagini molto particolari, quindi contenuti che andranno a far scoprire a chi non lo conosce ancora il nostro meraviglioso territorio, quindi dal mare al parco del San Bartolo. Quindi sarà una piena immersione, una piena esperienza sensoriale e visiva che sicuramente attrarrà tanti ospiti, sarà un catalizzatore importante. Una città come Gabicce ha scelto la settimana che poi porta alla Pasqua, diciamo, come settimana anche per la propria vocazione turistica, culturale, in un programma che è molto in linea con lo spirito della Capitale 24, che tiene insieme mostra a Fiorenzuola di Focara, che condividiamo naturalmente nel San Bartolo, con Gabicce, ad esempio sulle plastiche riutilizzate diventando oggetti artistici, fino al fulcro che sarà un po' di tutta la settimana, il Mississippi, recentemente riaperto proprio per eventi e manifestazioni, diventerà un po' il fulcro delle esposizioni, delle esperienze, degli incontri, delle presentazioni, e senza lasciare indietro niente, dalla gastronomia, alla musica elettronica, la musica legata alla disco music, che è uno dei brand importanti che Gabicce in particolar modo, ma per tutta la Riviera, ha portato avanti in questi anni. Quindi insomma un'occasione di vivere nei 7 giorni, perché poi saranno 7 giorni pieni, compreso il passaggio di testimoni con Montecalvo che seguirà, e un programma veramente intenso che rafforza in maniera decisiva quella che è la settimana della capitale, per cui naturalmente ringraziamo il Comune di Gabicce, la Giunta, l'amministrazione per tutto il bene che hanno messo, gli artisti coinvolti, gli scrittori, tutti quelli che parteciperanno, i fotografi, e anche naturalmente la Cassa del Risparmio, perché è un programma molto ricco, molto potenziato, grazie al fatto che il Comune di Gabicce si è aggiudicato anche bando che la Cassa del Risparmio ha emesso, proprio emanato, proprio per rafforzare la proposta dei comuni, diciamo, proposte più in linea per la capitale della cultura.